Presidente, Marotta ha detto: ero convinto di Conte, sapevo che era l'uomo giusto, perfetto per il progetto Inter. Lo era anche lei? Beh, insomma, Conte aveva già dimostrato di essere molto bravo, non sapevo quale fosse l'impatto sia con la città che con la squadra. Poi invece è stato molto positivo, specialmente con la squadra, che era la cosa che importava di più, e tanto è vero che il risultato l'anno scorso ci è andato vicino e quest'anno l'ha portato a casa tranquillamente. Fatti i complimenti a Zan. Sì, è stato bravo perché mi ha chiamato lui, devo dire, quindi mi è sembrato un po' strano, ma però è stata un'occasione per fargli i complimenti. È stato molto carino, è stato molto bravo come sempre. Senta, ma gli assembramenti in uomo erano da evitare? Sì, che credo che i tifosi naturalmente ci vanno, e chi deve evitarli, chi doveva evitarli, insomma. Ma i tifosi sono trasportati dalla passione, quindi non è certo loro la colpa, insomma. No, non è che li giustifico, trovo che dovevamo essere più attenti si sapeva che se li trevicevano al campionato succedeva, quindi a quel punto forse ci voleva una maggiore attenzione nell'organizzare questa cosa. Si può aprire un ciclo, Presidente? Beh, speriamo proprio di sì, insomma la squadra è forte, l'allenatore pure, la società mi sembra che si sia rimessa a posto, quindi un ciclo è possibile. Se non fosse stato per il Covid, da tifoso, sarebbe sceso in piazza anche lei? Sì, ero fuori Milano, però comunque sarei sceso in piazza. Beh, ma sai, scendere in piazza viene voglia, insomma, di girare con la bandiera. Naturalmente, insomma, in momenti come questi bisogna fare un po' più di attenzione. Presidente, quando ha capito che quest'anno era l'anno buono per tornare a vincere? Che quest'anno era l'anno buono. Ma per quanto mio, ripeto, per me è stata la partita col Milan che è stata quella decisiva, vinta quella che era... Milan era l'antagonista principale in quel momento, vinta quella dava una maggior sicurezza a tutti e questa sicurezza gli ha consentito di andare avanti tranquillamente dopo. Senta, cosa vuol dire rompere veramente il dominio della Juve dopo tutti questi anni? Beh, questo succede poi a un certo punto, non è che si vinca in eterno. Devo dire, vuol dire è strana la vita, perché insomma è stata proprio l'Inter che era la nemica numero uno della Juventus che ha rotto questo dominio, però adesso bisogna cominciare a tenerlo noi se è possibile. Anche in Europa si spera? Anche in Europa con la Juve non è che ci sia un grande antagonismo, ma si spera in Europa, l'Inter ha una buona tradizione che dovrebbe mantenere. Non però sulla Superliga? No, ormai la Superliga non c'è più.